Allora, siamo nell'anteprima, prima della prima, prima di tutto il sipario ancora aperto, la LIRT ha organizzato ancora una volta da Augusta una manifestazione per raccogliere fondi. Il presidente regionale Claudio Castrobello, il direttore generale Mario Lazzaro, poi abbiamo Manfredi Di Liberto che è un artista, sì, già si vede, è un artista, si vede come vestito, mentre loro due sono ingessati perché sono medici manager, il direttore organizzativo Marco Bertoni, quasi artista ma quasi manager, e il falso d'autore che è autentico però. Poi parliamo di lui, di Fiorello. No, scherziamo, perché Fiorello è stato uno che ha dato la spinta ai falsi, no? Allora, direttore, lei è ospite nostro, allora, a parte le battute, le facezie, noi facciamo un programma Happy TV, si chiama, dunque, però una cosa un po' seria, perché voi adesso ad Augusta state per aprire un centro di prevenzione oncologica, vogliamo precisare questo fatto? Sì, stiamo per aprire un centro di prevenzione medica oncologica, abbiamo fatto un grosso sforzo per la comunità di Augusta, per la città di Augusta, e sentiamo intorno a noi insomma tantissima solidarietà, e quindi questo da un lato ci conforta molto, dall'altro lato ci dà una grande soddisfazione insomma. Bene, allora Claudio Castrobello ci precisa in via Sinfonia, perché voi avevate la sede prima in via Capitaneria, cos'è successo? Via di Capitaneria era una semplice sede amministrativa, ci è servito per un anno, data da cui è partito proprio da questo palcoscenico il progetto, proprio marzo dell'anno scorso, avevamo promesso che entro un anno avremmo aperto il centro di prevenzione. E state mantenendo allora la promessa? Stiamo mantenendo l'impegno, lo stiamo mantenendo tra l'altro in maniera, io reputo, eccellente, con una dotazione strumentale e tecnologica di grande rilievo, con una dotazione di professionisti e di volontari formati, quindi diciamo abbiamo molto motivo a festeggiare stasera proprio la prossima apertura. Però prima di passare i festeggiamenti, di passare agli artisti, ma le persone possono andare al centro in via Sinfonia 154, se non ricordo male, e come? Così semplicemente? Attraverso praticamente una semplice telefonata o attraverso praticamente un semplice tesseramento che avverrà nel momento in cui apriremo i battenti l'11 aprile, dove faremo un'inaugurazione. No, questa è una notizia, l'11 aprile dobbiamo essere allora presenti in via Sinfonia 154. Sì, lo faremo praticamente perché ci teniamo molto che sia Sua Eccellenza l'Arcivescovo a inaugurare i locali, e trattandosi proprio di un convento, di un ancora, ex convento, ancora in attività. Ancora in attività, quindi diciamo da questo punto di vista stiamo programmando, abbiamo già, diciamo, stiamo per ultimare la fase degli inviti proprio per poter tagliare il nastro proprio il giorno 11 aprile. Ci sarà un ticket da pagare oppure un contributo? Diciamo per le visite, no? Diciamo che come tutte le Ollus che si autofinanziano, non vendiamo prestazioni, ma forniamo prestazioni a pari del costo di produzione, quindi significa lo facciamo per i nostri soci, per i nostri tesserati, attraverso anche un piccolo contributo che praticamente è quello che serve a sostenere le spese di fatto dell'azione di diagnosi precoce. Bene, allora Di Liberto, che io all'inizio ho capito che era Filiberto di Savoia, ma invece è regale come artista. Artista di che però? Ecco. Artista di che? Artista è un po' difficile spiegarlo, ma ci proverò. Un artista complesso allora. Ha un'oretta di tempo? No, un'ora non ce l'abbiamo, perché fare un talk show poi dopo. Allora, organizziamo poi una serata diversa allora per voi. Innanzitutto ci tengo a precisare che sono felicissimo di essere qua, perché insomma per una giusta causa... Essere qua da Augusta? Da dove? Sì. Da molto lontano. E cioè? Vengo proprio da Palermo. Cioè da però l'accento palermitano non si sente, ma come mai? Non si sente. Noi attori facciamo molta dizione. Giusto, bisogna avere. Soprattutto io che sono muto, cioè sul palco non parlo, no, quindi la dizione non mi serve a niente sostanzialmente. Fa mimica? Sì, sì. È sono un pantomima. Un attore comico fantasista, racconterò attraverso la musica varie situazioni, quindi racconterò le varie evoluzioni dell'amore, dal matrimonio alla nascita di un figlio, soltanto raccontato attraverso spezzoni musicali. Ah, ecco. Mi ha capito? Perché io non ho capito niente. Io ho quasi capito, quasi del tutto, ma ci sarà il trasformismo o no? Sì, è un trasformismo che ho inventato io, nel senso che attraverso la musica mi cambio degli oggetti scenici. Ma soltanto, ma il Croz si mette la parrucca. Sì, vabbè. Croz fa... Ma io sogno Manfredi Lepe, quindi Croz. Bene, allora posso passare attraverso Manfredi? Sì, di qua, facciamo così, di là, eccolo qua.
Allora, falso d'autore che vuol dire? Noi abbiamo avuto un grande personaggio che era Fiorello, ha fatto i falsi, veramente falsi, mentre voi che siete? E noi siamo d'autore. Non vogliamo assolutamente fare dei minimi paragoni. Questo gruppo nasce perché in effetti noi portiamo in scena sia una parte di cabaret, ma sia anche una parte di musica suonata e cantata, dove i personaggi che vengono imitati sono, diciamo, vengono in scena come se fossero quelli originali. Quindi, cioè, allora, come i Pooh, per esempio, i Pooh. Ecco, se facciamo i Pooh, evidentemente c'è qualcuno che si vestirà e si truccherà e chiaramente proverà a fare anche la voce di quello dei Pooh. Certo. Questa sera ci sarà Renato Zero per l'occasione, ma ripeto, l'attenzione più grande la voglio spostare non tanto ai falsi autori quanto a questo progetto della Lilt, che riteniamo molto molto importante. Quindi quando ci è stato chiesto, per noi è stato un onore, perché credo che chiunque abbia un microfono, che sia un artista famoso o meno, credo che abbia una grandissima responsabilità, che è quello di far passare quanto più possibile, anche attraverso una risata, un messaggio. Perfetto. Ora però me la concedete una cosa così veloce, una cosa velocissima, perché non è che noi facciamo un programma giornalistico, facciamo un programma di animazione, una cosa veloce. Mi devo fare i balli di gruppo? No, come no, un ballo sicuro, una cosa così, spontanea, una cosa così, spontanea, ne esatto, una cosa che viene fuori, che cosa viene fuori? No, una bandomia, una mimica, se levo l'occhiale e fa... Sì, mi levo l'occhiale che non ci vedo, praticamente. Non ci vedo, allora vabbè, dobbiamo riservarvi uno spazio a parte, vabbè, è questo. Mentre il falso, cioè, Facchinetto, potremmo invitare... Ma no, ma stasera ci sarà, visto la platea, molto importante, sarà il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. E quindi, sarà qui imitato. Ma chiaramente adesso mi manca tutto il resto, ma all'incirca potremmo fare un saluto e allora dire: amici di questa televisione spettacolare, con questo grande uomo, con questo nassone bello. Beh, a grazie, tutti quanti, grazie, caro. Vi chiediamo di essere, ripeto, come si può dire, attesa, sì, e attenti a questa trasmissione, ma soprattutto al progetto della Lilt, che è la cosa più importante. Grazie, vabbè? Presidente, prego, grazie. Verrò a trovarla in privato. Grazie Presidente. Mi sposto? Sì, grazie Presidente, mi sposto io, grazie. Grazie Presidente. Allora, siccome adesso torniamo un attimo alla serietà, se vogliamo, Marco Bertoni, abbiamo citato Fiorello, tu hai conosciuto Fiorello, Marco, che dici? Lo facciamo venire qua qualche volta? Ah, questo ci stiamo tentando e penso che piano piano lui si sta avvicinando verso la Sicilia. Comunque io vorrei essere più happy organization. Ecco, bravo, beh, happy organization. Happy. Diciamo che ho voluto questa serata appena il dottore Claudio Castobello mi ha detto di organizzare, dopo un anno esatto, che l'anno scorso abbiamo fatto la serata con l'Accademia di Sanremo, intitolando le serate e rivivendo tutte le musiche di Lucio Dalla con una festa di Ciao Lucio. E mi ha detto: io devo inaugurare la sede ad Augusta, vogliamo che facciamo questa festa. E ho lanciato uno slogan: che ridere fa bene alla salute. E ho voluto insieme a Claudio qui Giovanni Cacioppo, perché l'anno scorso... Dov'è Cacioppo? Dov'è? Sta per arrivare, allora adesso lo aspettiamo. Sta dormendo. Aspettiamo, si deve carburare. Diciamo, chi è appena chiamato non se l'ha fatto dire neanche mezza volta, è la madrina della serata. Poi ho voluto Manfredi, che lo seguo da un anno, che è, diciamo, la novità del... comicità siciliana fresca. Manfredi è giovanissimo, no? Quanti anni ha questo nostro? 85, però diciamo che 85 no, ne ho meno un po' di anni, 28, si vede che è giovanissimo. Lo vediamo spesso nei salotti di Salvo La Rosa insieme. E poi ho voluto dare due tocchi di siracusanità, bravo, che sono i falsi d'autore, che vengono da Aola, un gruppo music cabaret spettacolare stasera. Faremo vedere, allora siamo contenti. Non anticipiamo niente. Attraverso Happy di diffondere ancora di più i diavolesi e i palermitani, dal salotto di San Loro Rosa a qui a Città della Notte. E due ragazzi Happy, che sono Mirko e Marco di Augusta, che dopo il grande successo di Caffè Chantan fatto qui al teatro, ho voluto, anche Claudio è un tifoso di Marco Danieli, tra virgolette, l'abbiamo voluto qui stasera sul palco. Comunque sarà una serata da seguire, secondo me ci sono tutti i contenuti per divertirci. Va bene, adesso vedremo. Grazie allora a tutti voi.